finale, ormai non ci sono più dubbi. Giuseppe Saronni ha vinto la finale del Remo. Peppe Saronni, pochi giorni alla pedalata che porta il suo nome, in ricordo anche dei 40 anni della vittoria in maglia iridata alla Sanremo. Ecco, l'anno scorso ci fu quella in ricordo del campionato mondiale di Goodwood. Le due sensazioni a 40 anni di distanza quando ripensa a queste due gare? Beh, sì, sono passati tanti anni, però il ricordo e rivedere i filmati, no, di queste vittorie è sempre, sempre bello, sempre emozionante. Ahimè sono passati tanti anni, però vedo che però gli appassionati, i tifosi e non solo quelli della nostra generazione si ricordano, ti chiedono di raccontare quei momenti, quei giorni, quindi insomma tutte cose che fanno molto piacere. Ecco, l'occasione di Cittiglio va anche in questa direzione, perché c'è anche organizzato, oltre alla pedalata, un pranzo successivo alla pedalata stessa, in cui si racconteranno un po' gli aneddoti del ciclismo degli anni Ottanta. Sì, e soprattutto anche la sera prima ci teniamo ad intrattenere un po' le persone, gli amici, insomma, gli appassionati, i tifosi e le persone che si sono iscritte, che vengono da fuori regione, gli teniamo compagnia proprio raccontando, no, i fatti del nostro ciclismo, della nostra storia, e vedo che spesso e volentieri tutte queste persone sono attente, vogliono sapere, fanno tante domande. Ripeto, questo fa molto piacere. Ecco, siamo nel cuore di Varese in Camera di Commercio, lei è uno dei due recordman della Trevalli Varesine con 4 vittorie, qual è quella che ha più nel cuore? Ma guarda, ognuna ha un valore importante, però se devo essere sincero, l'ultima mia vittoria è stata veramente bella e importante, perché era un po' inaspettata, non ci speravo più nemmeno io. Siamo arrivati a fianco sul rettilineo, di fianco alla pista, un rettilineo in leggera salita, e sono riuscito a vincere, battere Guido Bontempi e in quell'occasione a guadagnarmi la maglia azzurra, uno dei miei ultimi mondiali a cui ho partecipato. Grazie.